capire il mistero dei neutrini. Nei laboratori del Gran Sasso, progettato dal premio Nobel Carlo Rubbia, ha preso il via l'esperimento Icarus, collocato nella sala B dei laboratori sotterranei di fisica subnucleare, frutto di una cooperazione scientifica internazionale. I neutrini sono particelle simili agli elettroni, ma con la cruciale differenza di essere elettricamente neutri. Dal Sole ne arrivano sulla Terra 60 miliardi per centimetro quadrato ogni secondo e attraversano tutto ciò che incontrano. I neutrini sono uno dei più importanti e straordinari fenomeni cosmologici, complicati da individuare perché interagiscono poco con la materia, un affascinante mistero da svelare. Sotto 1400 metri di roccia che funzionano da schermo contro la pioggia di particelle che arrivano dal cosmo e contro la radioattività ambientale, congiuntamente all'esperimento Opera, Icarus è un rivelatore contenente 600 tonnellate di argon liquido, per studiare prima di tutto l'oscillazione dei neutrini. I neutrini spontaneamente oscillano tra loro e viaggiando a grandi distanze si trasformano continuamente. Ecco perché viene attentamente studiato il fascio di neutrini proveniente dal CERN di Ginevra, che attraversando le Alpi e gli Appennini sottoterra risale in superficie grazie alla rotazione della Terra e viene rilevato, unico in Europa, nei laboratori del Gran Sasso. I neutrini studiati alla fine di questo lungo viaggio sono profondamente diversi da quelli inizialmente prodotti. L'esperimento Icarus studierà anche i neutrini atmosferici e quelli prodotti dal Sole e da esplosioni di supernove. Altro obiettivo è osservare il decadimento dei nucleoni, protoni e neutroni, fenomeno mai osservato finora. E poi c'è la materia oscura. La materia ordinaria, quella di cui siamo fatti, non è la forma predominante della materia dell'universo, che ha una ben altra componente, molto più massiva, invisibile e fino ad ora completamente sconosciuta. Lo studio della materia oscura e del suo collegamento con i neutrini è un altro argomento portante delle NFN e dei laboratori del Gran Sasso. Queste grandissime potenziali scoperte hanno bisogno di sempre più potenti strumenti di osservazione, da qui l'importanza dell'inaugurazione dell'esperimento Icarus. E una volta di più la dimostrazione che abbiamo sviluppato un progetto che è andato avanti per quasi 20 anni senza competizione, cioè nel senso che eravamo così all'avanguardia che non c'era nessuno che ci rappresentava un'alternativa. Adesso abbiamo una grossa competizione, ma abbiamo 20 anni dietro di noi. Quindi è stato un progetto che è stato eccezionale per il fatto che è andato avanti da A a Z senza che ci siano stati troppi tentativi di rubarci le idee. E quindi in questo senso siamo stati in grado, piano, nonostante le difficoltà e i problemi che sono quelli dell'Italia, perché evidentemente certa gente all'estero poteva andare meglio perché aveva supporti migliori e sostegni migliori, siamo riusciti a portarlo in fondo e abbiamo avuto il tempo e col tempo e con la paglia siamo riusciti a mettere insieme una cosa che effettivamente oggi è totalmente e completamente creata da un numero limitato di persone, perché essendo così diverso dagli altri non ha creato questo spirito di competizione troppo presto, e questo è stato un vantaggio. Icarus è il risultato di 20 anni di originale ricerca e sviluppo. L'Italia si è dotata di uno strumento scientifico di grandi dimensioni e di altissima tecnologia e fino ad ora unico al mondo. Così il Gran Sasso rende accessibile i segreti dell'universo.